nella stesura di misura per misura, Shakespeare può dire di utilizzare una delle fonti proprio una novella di Gian Battista di Giovanni. Se stiamo parlando della novella prima della Terza Ottava. Allora, sono trami molto simili. Misura per misura non è l'opera di Shakespeare più conosciuta almeno al pubblico italiano, e si presenta come una tragicommedia, ovvero una problem play, in cui non c'è una forte distinzione dello stile tra commedia e tragedia. Misura per misura ci racconta, la prima scena, del duca di Vienna che delega i sottoterri ad Angelo, affiancato da Escalo. Angelo è un uomo di fiducia del duca di Vienna, che viene presentato come un uomo che incorpora benissimo, sommamente, quindi tutte le virtù etiche, e che è molto rigido nell'attuazione e nell'applicazione delle leggi dello Stato, e questo lo vedremo bene nella situazione di Claudio. Claudio infatti era un giovane di Vienna che viene condannato a morte perché aveva avuto un rapporto consenziente con Giulietta, che sarebbe stata poi sua sposa. A questo punto Claudio, quando viene portato dal bargello di Giulietta in cella, incontra Lucio, un suo amico, e chiede a quest'ultimo di andare dalla sorella Isabella una notizia, a renderla a conoscenza della situazione in cui si trova. Isabella, appena viene a sapere della condanna a morte che gravava sopra Claudio, va da Angelo e cerca di intercedere presso di lui per concedere al fratello la libertà e la vita. Nel primo incontro Angelo rifiuta qualsiasi riduzione della pena, però capisce già che trova una certa attrazione verso Isabella, e nel secondo incontro tra i due Angelo la metterà di fronte a una scelta, ovvero lui avrebbe liberato il fratello soltanto se lei fosse concessa a lui. Isabella è sconvolta, in quanto dice che sarebbe meglio morire che vivere una vita disonorevole, e quindi scappa dal fratello. Però nel carcere dove era rinchiuso il fratello incontra un frate Ludovico, che non era altro che il duca travestito. Nessuno sapeva che il duca si era travestito, perché voleva vedere la città da un altro punto di vista, quella di un frate. Allora il duca, al momento frate Ludovico, tesse un inganno, e quindi quello stesso giorno Isabella andrà da Angelo confermando, quindi dicendo, accettando la proposta di quest'ultimo, anche se poi quella sera Angelo confermerà la notte con un'altra ragazza travestita da Isabella, ovvero Mariana era la promessa di Angelo, che però al tempo venne rifiutata da quest'ultimo perché aveva perso la moglie, e quindi la donna. E quindi alla fine il duca si spoglierà delle vesti del frate, tornerà a Vienna come il duca, anche se non si è mai allontanato da Vienna, e farà giustizia, ovvero Angelo sposerà Mariana, ma verrà condannata a morte. Anche se dopo Mariana e Isabella incideranno presso Angelo e toglieranno lui la pena di morte, invece Claudio viene dato salvo, viene salvo alla sorella, a quest'ultima Angelo, il duca, chiederà la mano. E la tragicommedia termina proprio con un punto interrogativo riguardo alla risposta di Isabella di fronte alla domanda di alla richiesta di matrimonio del duca. La novella invece di Giraldi Cinzio ha una cosa molto simile, ovvero il duca di Vienna in questo caso è l'imperatore Massimiano, Angelo è invece il giuriste, e c'è una piccola differenza riguardo al luogo in cui si svolge, ovvero se il duca di Vienna delega il potere ad Angelo nella stessa Vienna, l'imperatore Massimiano delega il giuriste il potere di governare la città di Vienna.
realtà che è stato distrutto, dice Pilato. Poi la sorte di Claudio e Isabella sarà la stessa della novella di Narciso, di Vico e di Vitia, però la novella cambierà per la seconda parte, la trama sarà diversa nella seconda parte, ovvero Vitia accetterà la richiesta di Giuliste di passare una notte con lei per liberare Vico, che era il fratello, e Vitia accetta, però poi Vico verrà ucciso. Alla fine Vitia corre dall'imperatore per pregarlo di fare giustizia e obbliga Giuliste a sposare Vitia. E qui quindi sono le due trame che si confrontano. Adesso vediamo meglio le differenze con come alcuni personaggi differiscano tra le due versioni, addirittura siano sdoppiati. Noi prendiamo un personaggio sdoppiato, ma parliamo soprattutto di quello che di quel personaggio che in la novella quinta era Vitia, vale a dire la sorella del condannato, e che viene reso il Richard Fornisher da William Shakespeare in due personaggi differenti, Isabella e Mariana. Ora, Vitia incarna l'archetipo della donna purissima, perfetta, che si offre per ottenere la salvezza del fratello, addirittura in spesso alla propria reputazione e alla propria purezza. E noi Shakespeare abbiamo qualcosa di molto diverso, perché la sorella del condannato è una novizia, poi ci troveranno già successivamente, è una novizia, quindi viene meno al suo costume religioso. Poi non solo, lei accetta di offrirsi ad Angelo, al giudice corrotto, però invece di quando le si annuncia l'occasione, portata strumentalmente poi da Battuta di Vienna, da vestito da frate, di farsi sostituire da Mariana, una donna tradita precedentemente da Angelo, allora Isabella accetta e quindi rivela tutto, alla fine tutto il suo turismo, non è disposta a fare fino in fondo il sacrificio che invece Emilia fa in La novella quinta per il fratello. Mariana invece è un altro personaggio molto particolare, perché è utile a Shakespeare per dimostrare il suo concetto di giustizia, anche quanto questo concetto di giustizia da quello delle Vitia, della novella quinta, e della Cromos e Cassandra e John Redstone, che era una tragedia contemporanea molto patetica. E appunto abbiamo questo personaggio di Mariana, tradita precedentemente da Angelo, che quindi rende chiaro questa azione, come Angelo non fosse una governante, un giudice energetico, come sembra non viene presentato all'inizio, ma fosse già corrotta, avesse già fatto del male a qualcuno, appunto sempre abusando della sua posizione di potere, rifiutando la dote di Mariana, rifiutando il matrimonio di Mariana, perché la ragazza aveva perso la sua dote in un naufragio. E quindi ci permette di affrontare il personaggio di Angelo con occhi sicuramente diversi da quelli appunto che potevano essere da quello che deve essere osservato il Cromos e Cassandra di Wedderson. E passiamo invece a un personaggio, almeno a mia opinione, importantissimo, che è il Duca di Vienna nel Michel Fornicio e l'imperatore Massimiano nella novella quinta. Ora, il Duca che rappresenta l'archetipo della Deus Ex Machina, proprio almeno nella novella quinta, Deus Ex Machina, che arriva, vede e provvede e rimette a posto la situazione, solo che il Michel Fornicio già è qualcosa di molto molto diverso, sempre Shakespeare deve portare avanti un concetto di giustizia, e quindi molto particolare, ed è uno degli esempi centrali alla fine della tragedia, la tragicommedia. E appunto stiamo parlando quindi non di un
un personaggio quasi simile all'archetipo Servus Scaurus della tragedia, della commedia latina arcaica, appunto che riesce con la sua azione a manipolare realmente gli altri personaggi, a fargli commettere errori e a spingere a fare azioni esattamente secondo il suo disegno, e che solo alla fine in questo caso si svela, toglie il suo abito religioso per rivelarsi veramente nel Duca di Vienna e così ottenere alla fine il risultato che si era prefissato di raggiungere nel momento in cui aveva finto di allontanarsi da Vienna e invece fornisce per mettere alla prova il suo fidato consigliere Angelo. E quindi appunto notiamo come rispetto alla novella quinta, dove appunto l'imperatore Massimiano è un semplice Deus ex machina, niente di più niente di meno, Shakespeare rende questo personaggio in maniera molto molto diversa, sicuramente molto molto più complessa. E riguardo due altre parole su due tematiche importanti e concludo. Riguardo appunto la Duca di Vienna, come ho detto prima, non si può non parlare della giustizia. Qui abbiamo messo una frase perché del Vangelo di Matteo, perché col giudizio qui giudicato e giudicati, con la misura con la quale misurate sarete misurati, diciamo il classico occhio per occhio, dente per dente, che è chiarissimo qua il Vangelo di Matteo, almeno all'inizio, anche perché poi vediamo perfino questo concetto di giustizia sia totalmente stravolto alla fine, perché Angelo dovrebbe finire. Uccidendo comunque il fratello, ma in realtà viene salvato per intercessione del duca su una preghiera di Mariana. Alla fine l'unico a essere punito è un personaggio tutto sommato secondario, che per aver stracciato il duca nella sua veste di monaco, non sapendo che vede davanti al duca, viene condannato a sposare una prostituta. Quindi alla fine diciamo una giustizia quasi, trovato su un po' dito, quasi alla marchese del Grillo, veramente, che viene alla fine applicata ad arbitrio del potente che ha l'onnipotenza e del destino degli altri personaggi, e quindi decide come manipolare, anche come applicare la giustizia di quello di fondario, aiutato in questo anche dalla religione. Infatti non a caso, non è una casualità il travestimento della Duca di Vienna, come spesso niente casuale scelto. Abbiamo una differenza sempre tra la novella quinta, una trama molto lineare, la storia del giudice corrotto, ripresa solo nella trama principale dell'opera del giudice corrotto di Shakespeare, che infatti si articola anche di una sottotrama, anche qui abbiamo una sottotrama principale e un'altra ancora secondaria. Quella dell'onorevole Ricardo. L'onorevole Ricardo cosa sarebbe? Sarebbe la sostituzione di Isabella con Mariana operata dal Duca di Vienna. E infine l'altro sottotrama è appunto la storia dei bordelli di Vienna, che poi si conclude con la matrimonio finale che veramente mette il suggello all'opera. Allora, bello, ciao. Dalla trama della novella quinta della Decorcata, delle Capamiti, Giovanni Cicizio trasse anche una tragedia intitolata Vienna, che tuttavia non venne mai rappresentata. E anche il confronto fra le vite di Giovanni Cicizio e Misura per Misura di Shakespeare offre interessantissime opportunità di analisi contenutistica. La prima grande differenza che emerge anche qui, quindi fra le vite in Misura per Misura, la prima Duccio, fra la novella e Misura per Misura stesso, è una differenza di struttura. La tragicommedia di Girardi Cinzio risponde infatti ai canoni aristotelici di composizione drammatica, di unità di luogo, di tempo e di azione. Quindi si segue sostanzialmente una sola storia, laddove invece nel Misura per Misura di Shakespeare, come è stato appena detto, abbiamo una trama principale, una sottotrama e una serie di
episodi satellite. Inoltre, estremamente rilevante tra l'Epidia e l'isola per misura è il differente peso dell'elemento religioso. L'elemento religioso è pressoché assente nell'Epidia e invece è estremamente forte all'interno di misura per misura di scienze. Sin dal titolo, che appunto è la ripresa di un versetto evangelico, ma anche all'interno dei personaggi stessi. Non è un caso che due dei personaggi principali, come Isabella e il Duca Mascherato, appartengano l'una realmente e l'altro invece in maniera fittizia al clero, proprio perché Isabella è una novizia prossima a prendere i voti e il Duca si traveste in un mascheramento da frate. Inoltre di estremo interesse è il confronto fra i personaggi omologhi dell'Epidia e delle misura per misura. Perché? Perché nell'Epidia, ad esempio, il carattere del potente Vidinoso, che è incarnato da Euriste, è un personaggio estremamente particolare e estremamente pratico, perché è un personaggio che deve scegliere fra due possibilità: seguire la via della giustizia dello Stato, che gli imporrebbe di eseguire vivo, e dall'altra parte lo scegliere la giustizia morale, che gli imporrebbe invece di rispettare la promessa fatta ad Emilia. E Euriste, trovandosi a dove scegliere tra questi due tipi di giustizia, è condannato necessariamente, in virtù della scelta che deve fare, a andare contro a ciò che non sceglierà. E questo rende tutta la tragicità del personaggio, e quindi risulta essere diviso tra una scelta che necessariamente lo vedrà commettere un'ingiustizia. Di contro, invece, il potente in misura per misura è Angelo, e Angelo è invece anche lui diviso in una scelta che però è profondamente diversa, perché è la scelta tra inseguire la razionalità, che impone quindi di applicare direttamente la giustizia, e dall'altra parte sceglie di assecondare i propri impulsi e sceglie se lo spinge invece quindi a proporre a fare una proposta scandalosa a Isabella. Quindi la differenza fondamentale tra Euriste e Angelo è che, mentre Euriste è posto davanti a una scelta fra due mani, Angelo è di contro posto davanti alla scelta tra un'opzione buona e un'opzione invece sbagliata, e proprio il suo scegliere la via del male lo porta alla punizione. Inoltre, un'altra importante differenza tra i personaggi omologhi è la contrapposizione tra Emilia e Isabella. Il loro comportamento è pressoché uguale. Tuttavia, la forte differenza che c'è tra le due è che l'una è laica e l'altra invece è, si può dire, religiosa. Isabella sta per prendere i voti. Quindi il comportamento opportunista che risulta nella mente del lettore chiaramente giustificabile in Epidia perde invece di giustificabilità in Isabella, dalla quale, in virtù della sua tendenza al clero, ci si aspetta una forza morale maggiore. Tutto questo conduce quindi ad due diverse visioni della giustizia tra le picchia e misura per misura, che hanno alcuni punti in comune ma alcuni punti di forte contrasto. Il punto che è in comune tra l'immagine della giustizia resa dalle picchia e quella resa da misura per misura è che in entrambi i casi il valore della legge morale è superiore al valore della legge dello Stato, e questo è esemplificato da un tratto della trama che, prima di caso, è esattamente uguale in entrambe le opere. E
ed è il fatto che gli eventi vengono sciolti positivamente proprio perché il carceriere si rifiuta di seguire Vivo nelle Piglia e Claudio in Misura per Misura, e questo, questa trasgressione alla legge dello Stato, in virtù della sua legge morale, fa sì che quindi Claudio, ossia Vivo, rimanga in vita e che quindi gli eventi si possono sciogliere nel finale. Tuttavia ci sono anche profonde differenze sempre nella visione della giustizia, perché la giustizia nel Misura per Misura di Shakespeare risulta anzitutto avere una forte amplificazione, una potenza maggiore. Perché? Perché ad essere puniti e giustificati misura per misura, come dice il titolo, non sono soltanto gli eventi del presente, ma anche gli eventi del passato. Quindi la giustizia è qualcosa che soprattutto non solo nello spazio ma anche nel tempo, e questo è implicato dal fatto che il torto fatto a Mariana nel passato, anche se attende molto tempo per essere punito, viene punito. E altra notevole differenza nella visione della giustizia fra le due opere è il fatto che in Misura per Misura la giustizia appare come un concetto molto più largo, un po' come si diceva anche prima, in quanto ci sono molti personaggi che sono sul confine, che sono ambigui e che quindi risultano di difficile catalogazione tra personaggi del tutto buoni e personaggi del tutto cattivi, come ad esempio l'imperatore, come accennava prima tutto, l'imperatore nelle Piglia è un personaggio assolutamente positivo, il portatore della giustizia, mentre è un personaggio molto, molto più ambiguo nel Misura per Misura. E lo stesso dicasi per Emilia e Isabella. Thank you.